Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti nel terzo episodio di Pimp My MT-03660. Oggi, come al solito, siamo giù al garage e in questo terzo episodio, come avete letto dal titolo, andremo a cambiare il filtro dell'aria. Premettendo, il filtro dell'aria l'ho cambiato da pochissimo, infatti quello che monta adesso la motocicletta è nuovo, però non è un filtro dell'aria sportivo. Invece, in questo video, andremo a montare lui, il filtro dell'aria BMC. Appunto un filtro sportivo che ci aiuterà a migliorare le prestazioni della nostra moto, grazie anche a quei piccolini che avete visto nel video precedente. C'è stato un piccolo spoiler che però vi farò vedere in questo video, perché appunto oltre a montare il filtro nuovo vi farò vedere appunto delle riprese di ciò che ho montato poco fa. Nulla che migliora le prestazioni, ma appunto questa serie nasce anche per l'estetica della moto, quindi adesso vi faccio vedere qualcosa. E invece no, in questo video vedrete solamente il cambio del filtro dell'aria e appunto le modifiche di cui vi ho parlato estetiche ve le farò vedere in un video a parte totalmente diverso, che non so neanche quando arriverà e quando lo registrerò, però aspettatevelo perché ci sarà sul canale. Quindi colgo l'occasione per dirvi che se non siete iscritti al canale iscrivetevi, ma soprattutto se non mi seguite su Instagram seguitemi, perché su Instagram avete tutto in anteprima, tra virgolette tutto, però avrete parecchie anticipazioni su quelle che saranno appunto le novità nei video. Quindi niente, non mi resta che lasciarvi alla sostituzione del filtro dell'aria. Perfetto ragazzi, quindi per questo brevissimo video è tutto. Perdonatemi se appunto il video è stato così corto, però cambiare solamente il filtro dell'aria è una cosa veramente semplice, non ci è voluto niente. Avrei potuto fare un po' più di riprese carine, però alla fine un filtro dell'aria abbiamo cambiato, quindi nel caso vi fosse piaciuto, ovviamente non dimenticatevi di supportare questa serie lasciando un bel mi piace sotto al video, qualche commento che mi farebbe piacere leggere e li leggerei tutti. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Twitch, ovunque. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!